Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Dunque, giorno dopo giorno, la settimana marsicana entra nel vivo con il suo nutrissimo programma e con gli eventi che si susseguono al ritmo incessante. Oggi vi proponiamo le dichiarazioni del presidente della Proloco, Federico Tudico, e del vice Ilio Leonio. Difficoltà burocratiche, del ricco piatto culturale, nell'intervista del collega Plinio Olivotto. Gli organizzatori di questa settimana marsicana, il presidente, due degli organizzatori, il presidente Federico Tudico e la mente, come la possiamo definire, Ilio Leonio? Che tipo di mente? Soltanto cultura o anche altro? No, no, una mente. Una mente importante. Allora, partiamo dal presidente. Quanto tempo ci è voluto? Allora, voi avete un anno di esperienza alle spalle. Quanto vi è stato utile? Quanto tempo ci è voluto per mettere in piedi tutto quello che la gente della Marsica in questi 7 giorni riuscirà a vedere? Di fatto noi a febbraio abbiamo avanzato l'istanza di ottenere proprio le autorizzazioni all'amministrazione comunale della settimana marsicana, quindi sin da febbraio, e aprile operativi già nei programmi per impastire, per realizzare poi la settimana marsicana. Quest'anno questa manifestazione forse è stata ancora più grande di quella dello scorso anno, in quanto racchiude oltre 80 eventi, di preciso 84, e sono improntati tra la cultura, lo sport, teatro, musica, ma soprattutto intrattenimento ludico-ricreativo per i bambini. 26 di 84 eventi sono rivolti ai più piccoli. Beh, insomma, ce n'è per tutti, ma il piatto forte, io vorrei dire che è rappresentato dalla cultura. Ilio Leonio, in questo senso, ci può dire tantissime cose. Il tuo settore, di che cosa ti sei occupato in particolare? Perché, insomma, voi le mani in pasta ce le avete un po' per tutte le cose. Eh beh, noi ci siamo occupati di tutto. Per la cultura, parto da due critiche per dire poi che cosa abbiamo fatto. Una delle critiche che mi è venuta è che la mostra d'arte che abbiamo fatto è una mostra non selettiva. Mi si diceva, guarda Ilio, che una mostra richiede che vengano selezionate le opere, eccetera. E queste sono le mostre che fate voi. Le mostre che facciamo noi sono le mostre di chiunque abbia la capacità di mettere il pennello sulla tela. E quindi c'è una mostra di grande qualità, con quasi 150 artisti che hanno espresso il meglio ed è l'eccellenza di questa nostra terra. Seconda critica è che noi abbiamo riesumato la settimana marsicana, che sarebbe come riportare indietro la storia di Avezzano. La risposta anche qui è che noi non vogliamo dissipare il patrimonio di cultura, di organizzazione, eccetera, eccetera, che c'era dietro la settimana marsicana, che è stata fondata nel 1951, ha avuto 14 edizioni e poi si è interrotta. Quindi noi abbiamo ripreso un patrimonio di cultura, di organizzazione, ma di passioni, di sentimenti, di ragionamenti, di sviluppo che c'era allora, e l'abbiamo proiettata verso il futuro. Non è un guardare nostalgicamente all'indietro, è un guardare invece prospetticamente in avanti, valorizzando tutte le eccellenze che ci sono nel territorio. Ilio, sarebbe interessante conoscere il nome di questo scienziato che ti ha fatto questa seconda critica. Non ce la faccio, non ce la faccio. Però è scritto anche su qualche articolo sul web. Senti, ma lo hai consigliato di girare la faccia verso il muro, di farsi magari mezz'ora di vergogna? Sì, gli ho detto anche che noi stavamo per costruire il muro del pianto e che lui avrebbe potuto venire ogni volta. Avrebbe tagliato il nastro, sicuramente. Avrebbe tagliato il nastro del muro del pianto, certamente, grazie. Senti, Presidente. La fatica ormai non la sentite più, no? Praticamente H24 siete impegnati.
Sì, ormai questa Proloco di fatto è una macchina da guerra, infatti prendiamo sempre parola io e Ido Leonio, ma dietro a noi abbiamo un consiglio del direttivo che è composto da 30 membri, di cui oltre la metà sono professori, ingegneri, dottori, come voi sapete tutti quanti, ma c'è altro personale, per esempio collaborano con noi le scuole, che non le nominiamo mai, ci sono 3 presidi che lavorano attorno alla settimana marsicana, infatti... guardate le mostre tematiche che abbiamo fatto, sono improntate tutto parte dalle scuole, cioè l'istituto d'arte, le stesse mostre fotografiche, ci stanno professori che lo organizzano, e il dottor Subrani che ha curato insieme al professor Iucci la mostra di pittura che diceva Ido Leonio, che all'inizio pensate che erano solo 60 gli artisti partecipanti, si è raggiunto oltre 150 artisti che stanno esponendo le loro opere, questo significa dare rilievo, dare importanza la nostra terra, quando noi dicono che Avezzano non produce cultura, Avezzano non solo produce cultura, ma noi siamo a lanciare veramente una provocazione per la Marsica, questa è una festa che deve riguardare non solo Avezzano, la Marsica, tant'è vero che ieri alla partecipazione del corteo c'erano i comuni marsicani, c'erano le bande di quasi tutta la Marsica, 3 bande che non erano solo, l'Avezzano pensate non ce l'ha la banda, quindi per farvi capire noi ci avvaliamo della Marsica, e c'era anche i figuranti di Tangio che venivano da Scurgola proprio in collaborazione con la Proloco d'Avezzano per far capire che sta partecipando tutta la Marsica a questa festa. Era quello che chi ci ha anticipato aveva iniziato. Insomma, è giusto che sia così, perché se si chiama settimana marsicana dovrebbe coinvolgere tutti e 34 i comuni della Marsica, 34, 36 quanti sono. Sarebbe giusto che ognuno desse un piccolo contributo. Infatti è quello il fine nostro, ma infatti io ho letto quando nel 51 chi diede vita alla settimana marsicana pronunciò le frasi purché si dia inizio ai balli, cioè noi è la seconda edizione che poi siamo collegati alla 14 precedenti e siamo alla 16ª, ma chi ci precederà deve ampliare questa festa che diventerà sicuramente la festa di nicchia d'Avezzano, la festa d'Avezzano, perché poi tra l'altro Avezzano non si arroga una festa reale oltre quella di Focaracci e la Madonna di Peracquara, quindi questa obbligatoriamente deve divenire la festa degli avezzanesi e dei marsicani. Ilio, se dovessi scegliere tu un evento, uno degli 80 e passa, quale sceglieresti e perché? Io sceglierei quello che è dentro gli ex granai, dove c'è una mostra di pittura, ci sono mostre fotografiche, c'è una mostra su Fontamara, ma c'è soprattutto il futuro di questa terra sotto il profilo artistico, c'è una esposizione che è assolutamente straordinaria e meravigliosa dei ragazzi del liceo artistico, e quando dicevo la proiezione verso il futuro pensavo anche a questo, pensavo ai tanti ragazzi nostri della Proloco in maglia verde che tu vedrai adesso facendo le riprese, che sono i ragazzi ai quali, nelle cui mani noi mettiamo il futuro della Proloco ma anche il futuro culturale di questa città, ma anche i ragazzi delle scuole, e dicevo la cultura artistica che è espressa lì negli ex granai da ragazzi del liceo artistico è veramente di valore assolutamente straordinario, e chiunque entra lì dentro rimane veramente a bocca aperta a vedere che cosa c'è in questa terra, in questo nostro territorio di eccellente, ma non fra gli adulti, perché poi ci sarà anche il discorso su Ercole, eccetera, eccetera, grande pittore marsicano, ma che cosa c'è fra i nostri ragazzi, le eccellenze che abbiamo nella nostra terra e che sono proiettabili nel futuro per una speranza di futuro migliore. E poi l'importanza di poter usufruire di una struttura come questa dell'Arsa, un qualcosa che stava per andare nel dimenticatoio, stava per morire, e invece è risorta un po' come l'Araba Fenice, no? Era tempo e ora che accadesse. Qui c'è la congiunzione, dico sempre, dell'acqua e della terra. In questo palazzo, questo che state riprendendo in questo momento, c'è l'acqua del lago e la terra del Fucino, e ci sono le lotte contadine, visto che poi c'è stata la conquista di questo palazzo da parte dell'ente Fucino, quindi da parte dei contadini. Qui c'è la nostra storia più vera, c'è la nostra storia più vera, e credo che aver riportato questi luoghi all'attenzione di tutti sia veramente un fatto straordinario. Ultima cosa, dobbiamo ringraziare veramente tanto il Presidente del Consiglio regionale
di Pangrazia che ci ha messo a disposizione questa struttura, questo parco, e dobbiamo ringraziare, come dire, non dobbiamo ringraziare tutta la struttura burocratica che ci ha creato problemi assolutamente asfissianti. Noi siamo stati fino alle 3 ieri a risolvere problemi di natura burocratica con tutta una serie di commissioni, di cose, di problemi assillanti che ci hanno veramente sottratto tempo per una migliore organizzazione della festa, tant'è vero che ieri pomeriggio siamo andati di corsa a riorganizzare il tutto perché siamo stati occupati per 3-4 giorni di seguito con pastoie di tipo burocratico. I granai per la prima volta siamo riusciti ad aprirli regolarmente con regolari autorizzazioni. Insomma, qualcuno mi mette sempre i bastoni tra le ruote. Ma sì, volevo proprio precisare infatti quello che ha anticipato il vicepresidente, ma di fatto poi non è proprio così, perché come i più sanno che quest'anno c'è stata una direttiva, una circolare del capo della polizia, il quale ha irrigidito in modo irruento in relazione però ai fatti che si sono verificati al nord inerenti l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, quindi tutte le manifestazioni, e questo naturalmente ha trovato impreparato un'amministrazione che tra l'altro si è insediata adesso, quindi la colpa non è di nessuno, ma anche lì noi che fortuna abbiamo tutti questi tecnici che ci abbiamo all'interno del direttivo, si sono dati da fare e hanno risolto tutti i punti critici della situazione in modo brillante. E poi per concludere, il miracolo della settimana marsicana, guardate, il professor Leonio è diventato più alto di Federico Tudico. 3 marocchini irregolari senza fissa dimora sono finiti manette per furto aggravato in concorso. Si tratta di Kamal Bouchareb, di 30 anni, Mostafa El Arfi e Abdelkrim Sarami, entrambi quarantenni. I militari della stazione di San Benedetto dei Marsi, nella tarda serata di ieri, nel corso di un mirato servizio finalizzato la prevenzione dei reati predatori, ne hanno sorpresi a cerchio in strada 17 a bordo di una monovolume Volkswagen, subito dopo che avevano asportato da una trattrice agricola gasolio e altri attrezzi agricoli. Alla vista dei militari, 3 stranieri hanno tentato invano la fuga, venendo immediatamente raggiunti e sottoposti a perquisizione personale, che ha permesso di rinvenire, oltre a quello appena asportato, la tanica e il tubo di gomma utilizzati per sottrarre il gasolio agricolo. La rifurtiva è stata restituita all'avente diritto, mentre l'autovettura utilizzata è stata sequestrata. La Italiana Beverage Spa, società del gruppo Colella, proprietaria del marchio Santa Croce dello stabilimento di Canestro, ha inviato una diffida ufficiale alla Regione con la quale chiede la revoca della concessione provvisoria assegnata il 22 marzo scorso alla Norda Spa del gruppo dei fratelli Pessina per lo sfruttamento delle sorgenti Sant'Antonio Sponga di Canestro. Lo fa sapere in una nota il gruppo Colella. Nel bando del 15 dicembre scorso, la Italiana Beverage Spa è arrivata di fatto seconda, non superando però la soglia di sbarramento di 65 punti, quindi non inserita nella graduatoria che vede unica idonea la Norda. Il gruppo Colella con la Santa Croce Spa, bottigliato acqua minerale fino allo scorso anno dalla stessa sorgente, finché non gli è stata revocata la concessione con motivazioni impugnate dall'imprenditore molisano in sede giudiziaria e amministrativa. Il gruppo Colella, che ha un duro contenzioso con la Regione, ha presentato ricorso al TAR e al Consiglio su tutti i passaggi del bando. E dopo oltre 2 anni di lavoro, questa mattina il Galter Aquilani avrebbe dovuto firmare le convenzioni che prevedeva l'assegnazione di oltre 3 milioni di euro che avrebbero dovuto essere utilizzati per lo sviluppo del territorio marsicano. Ma proprio in concomitanza con l'atto forse più importante della vita del GAL è venuta fuori una brutta storia fatta di denunce e di accuse particolarmente pesanti. Augusto Cicchinelli, uno dei soci del GAL, si è barricato nei locali del sodalizio marsicano perché a suo dire il sindaco di Cerchio Gianfranco Tedeschi e il consigliere regionale Lorenzo Berardinetti hanno tramato per esautorare il CDA in carica con l'unico scopo di subentrare al suddetto organismo e gestire i fondi regionali.
nel servizio che vi proponiamo, quindi le dichiarazioni del presidente del GAL Rocco Di Micco e dello stesso Augusto Cicchinelli. In passato ci siamo occupati più volte del GAL, ma sempre in termini positivi. Questa volta invece si è rischiata la cronaca nera. Augusto Cicchinelli ha fatto una conferenza stampa che è stata un soliloquio. Ha lanciato accuse pesantissime, ha parlato addirittura di mafia, di cupola, nei confronti di Lorenzo Berardinetti, il consigliere regionale, nei confronti del sindaco di Cerchio Gianfranco Tedeschi, insomma accuse pesanti. Siamo con il presidente del GAL, Rocco Di Micco. Allora, Cicchinelli ha iniziato lo sciopero della fame, ma non soltanto, anche quello della salute. Ci ha spiegato prima, Rocco, qualcosa di sconvolgente. Voi avete lavorato per 2 anni e mezzo in attesa dei fondi che avreste dovuto prendere oggi e che invece sono stati bloccati e non si sa per quando e fino a quando. Beh, un breve riassunto è d'obbligo, Plinio. Tu sai benissimo che questo GAL Terra Aquilana era diventato un GAL praticamente inesistente. È stato rimesso su da questo CDA, da questi membri, io devo essere riconoscente a tutti. In realtà poi abbiamo lavorato moltissimo per ricompattare la Marsica intorno a un progetto. La Marsica, come sai, era stata esclusa dal PSR, è stata esclusa dal leader. Noi siamo andati a Pescara, io, aiutato da Peppe Di Pancrazio, siamo riusciti a far reinserire la Marsica. Poi abbiamo compattato 28 sindaci intorno a questo progetto, abbiamo partecipato a un bando. E ti dico, un bando del PSR non è una passeggiata, è una cosa seria, tant'è che l'abbiamo vinto e siamo stati finanziati. Voglio ribadire che oggi, il 2 agosto, tutti i GAL dell'Abruzzo hanno firmato la convenzione e avranno modo di poter attuare i progetti che hanno messo nel PSL, nel piano di sviluppo locale. Tutti, dicevo, tranne il GAL Terre Aquilane. Perché? Perché con questa azione scellerata, questi personaggi che inquinano il nostro territorio ormai da tempo, io non faccio nomi perché hanno dei nomi già li ha fatti Augusto e io invece mi riservo di fare un'azione diretta alla magistratura appena l'atto sarà ufficializzato. Siccome mi giunge notizia che questo atto è stato registrato proprio oggi dalla Camera di Commercio, io già da domani mattina farò una denuncia alla magistratura diversa dall'esposto che ha fatto Cicchinelli. Per annullare, perché questo atto è totalmente inesistente. È una assemblea che non esiste, non ha avuto luogo, è falso, è un documento falso. E queste persone che hanno gestito questa assemblea senza averne titolo, senza averne capacità, senza averne ruoli, nello specifico, come ha detto Augusto, c'è stato un sindaco della Marsica che non è socio, che non è titolato, che non è nulla, ma che ha gestito questa assemblea semplicemente, io lo dico apertamente, semplicemente perché oggi sono arrivati i fondi, finalmente, quindi chi ha lavorato deve fare il passo indietro, perché questi politicanti, queste persone che utilizzano la politica in maniera distorta, debbono gestire questi soldi, cioè questa è la verità. Io non dico che bisogna credere nella meritocrazia, perché questa è una cosa che è morta da anni in Italia, però la possibilità di un dialogo per un'apertura, ma per il territorio, per il beneficio del territorio. Noi abbiamo lavorato per il territorio, abbiamo seminato molto, ci siamo dati molto da fare. Oggi che bisognava raccogliere i frutti del territorio, perché voglio ripetere che la carica del GAL, il CDA del GAL, è a titolo gratuito. È ovvio che chi lo fa solo perché ha un amore sviscerato per il territorio. Noi siamo quelli che abbiamo riaperto i cunicoli di Claudio, noi siamo quelli che abbiamo fatto le iniziative più importanti degli ultimi 3 anni sulla Marsica per lo sviluppo del territorio. Io sono quello che come consigliere comunale ho incontrato diverse delegazioni straniere con le quali stiamo intessendo dei rapporti commerciali ma soprattutto turistici. Il tutto oggi è stato vanificato dalla bramosia e dalla cupidigia di alcuni politici che hanno solo ed esclusivamente fatto politica in questa maniera. Il sindaco di cui si diceva prima è una persona che ha gestito un altro ente sovracomunale che era il CAM e ha portato dei danni notevoli. Io non lo so se la responsabilità è sua diretta, questo probabilmente lo dirà la magistratura, ma è certo che anche là era implicata questa persona. Oggi ce lo ritroviamo sine titolo a GAL a gestire un'assemblea di pseudo soci che devono fare uno pseudo CDA per gestire questi soldi che stanno arrivando. Io dico che è scandalosa, bisogna che le forze sane della politica avezzanese e marsicana prendano la parola e dicano basta a questi atteggiamenti, perché non è possibile che l'ingerenza della politica in società private come il GAL arrivi a questi livelli, perché la segnalazione politica ci sta, il segnale, la direzione, l'indirizzo è una cosa.
il prendere possesso e gestire come cosa nostra, ecco perché Augusto parla di cupola mafiosa, è una cosa scandalosa. È una cosa che non ha precedenti, è una cosa che va fermata, perché la politica fatta così è quella che ha portato i danni maggiori nel nostro territorio, ma soprattutto nell'Italia intera. Bisogna che qualcuno inizi ad alzare la voce, ad alzare il tiro per fermare queste persone, perlomeno per farle ragionare, perché la politica non va utilizzata così, non è uno strumento per scassinare le porte, ma semmai è un mezzo per arrivare a qualche cosa, come l'abbiamo fatto noi. Queste sono le dichiarazioni del presidente del GAL, Rocco Di Micco, ma in precedenza c'era stata una conferenza stampa indetta da Augusto Cicchinelli, uno dei soci ed egli stesso in rappresentanza di altre 17 persone. Cicchinelli, che si è barricato negli uffici del GAL, ha lanciato accuse pesantissime nei confronti di alcuni politici locali, ma non solo nei loro confronti, parlando addirittura di mafia, di cupola e di azioni assolutamente illegali. Per motivi di spazio vi proponiamo solo un breve riassunto delle accuse circostanziate espresse dallo stesso Cicchinelli. Quindi il sottoscritto, vi evito in rappresentanza sia personalmente che in rappresentanza di 17 soci che sono scritti qui in allegati, denuncia querela al procuratore della Repubblica, della Procura della Repubblica del Tribunale di Avezzano per tutti i reati che saranno ravvisati nei confronti di Berardinetti Lorenzo, di Tedeschi Gianfranco, di De Angelis Gianluca, sia in proprio che quale rappresentante della comunità montana Montagna Marsicana, di Vincenzo Cestola, quale rappresentante in proprio e quale rappresentante dell'Opoa Società Cooperativa, di D'Amico Roberto, sindaco di Morino, quale rappresentante sia in proprio che quale rappresentante della Segemo, società in liquidazione, pensate voi, da oltre 10 anni. Il rappresentante anche dell'olificio cooperativo della Valle Roveto e della ditta di Loreto Giovanni. D'Agostino Roberto, quale rappresentante in proprio e quale rappresentante della cooperativa artigiana di garanzia della Regione Abruzzo e quale rappresentante della Comarcop e della Zoofe Società Cooperativa. Bisegna Valerio in proprio e quale rappresentante legale della Segen. Dopodiché ho inoltrato denuncia querela nei confronti di tutto il nuovo consiglio d'amministrazione composto dall'avvocato Carlini Antonio, Cicchinelli Sara, Adduci Colle Francesco, D'Agostino Roberto, D'Amico Roberto, Pensa Eleonora, Pisano Serena, avvocato di Salvatore Roberto, Gallese Marcello, Pierleoni Angelo. Quindi ho deciso, a partire dal momento della consegna di questo atto alla Procura, di iniziare uno sciopero che è della fame, ma che soprattutto è uno sciopero delle medicine che sono obbligato, per i motivi che vi avevo detto, a prendere, ma atti delinquenziali di gruppo con arroganza e omertà generali, che in Sicilia si chiamerebbero mafia, in Sicilia, non possono essere tollerati in una società privata come questa, dove alcuni politici hanno esercitato, esercitano, stanno esercitando con una serie di complici, di complicità, attività illecite con la consapevolezza dell'impunità. La società 3 anni fa subì le stesse attacchi dalle stesse persone, Lorenzo Berardinetti e Tedeschi, che era Lorenzo Berardinetti appena eletto consigliere regionale. Addirittura con alcuni trucchi volevano impossessarsi di quella società, ma allora, grazie al sostegno di Maurizio Di Marco Testa, riuscimmo a sventare questa operazione e ad andare avanti. Intanto il consigliere regionale Lorenzo Berardinetti, informato dai media in merito alla vicenda del GAL Terraquilane e alla denuncia presentata da un collaboratore dell'ente, rende noto che non si farà certo intimidire da tali atteggiamenti e che i suoi legali sono già al lavoro per rilevare qualsiasi azione diffamatoria venga messa in atto. Inoltre Berardinetti diffida chiunque dal compiere azioni che possano danneggiare la propria onorabilità e reputazione in modo falso e pretestuoso. Finanziamenti per l'installazione di videosorveglianza per combattere fenomeni di maltrattamento. Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e trasporto pubblico locale tra i provvedimenti licenziati oggi dal Consiglio regionale dell'Abruzzo. L'Aula ha approvato a maggioranza il progetto di legge che dispone contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle
residenze per anziani e per disabili e scuole dell'infanzia private in Abruzzo. L'Assemblea ha poi approvato a maggioranza una norma sul trasporto pubblico locale che prevede la designazione della Regione come ente di governo del bacino unico di programmazione. A votare a favore la maggioranza di centrosinistra e Sinistra Italiana, contro le opposizioni di centrodestra e del Movimento 5 Stelle. Soddisfazione per la legge sui fenomeni di maltrattamento è stata espressa dal capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, che unitamente al consigliere Mauro Di Dalmazio e Mauro Febbo ha proposto il provvedimento. Professor dell'Università dell'Aquila, Renato Galsio, neurochirurgo di fama internazionale, lascia l'ospedale dell'Aquila. Il primario del reparto di neurochirurgia dopo l'estate si trasferirà all'ASL di Pavia. Da quanto si è preso per la sostituzione si è scelta la linea interna. La continuità sarà assicurata da un aquilano, il dottor Alessandro Ricci. Ed il primo dirigente invece della Polizia di Stato, dottor Alessandro Gini, capo di gabinetto della Questura di L'Aquila, dal 10 agosto andrà a dirigere la divisione di Polizia Amministrativa e Sociale dell'Immigrazione della Questura di Massa Carrara. Al suo posto arriverà la dottoressa Francesca Manti, neo primo dirigente della Polizia di Stato, precedentemente in servizio a Roma presso l'Ispettorato di Pubblica Sicurezza, Palazzo Chigi, in qualità di responsabile del settore scorte e tutele. Dal prossimo 10 agosto anche la divisione anticrimine cambia la dirigente al posto della dottoressa Maria Gabriella Ligregni, trasferita a Roma per dirigere l'ufficio speciale presso il Ministero dello Sviluppo Economico e Comunicazioni, arriverà il neo primo dirigente della Polizia di Stato, dottoressa Linda Roberti, proveniente dal Servizio Centrale di Protezione di Roma. Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale d'Abruzzo, Mario Mazzocca, terrà una conferenza stampa che avrà luogo giovedì 3 agosto alle ore 14.30 presso la Camera dei Deputati, incentrata sul punto della situazione e sulla prossima evoluzione relativa all'attività dell'Abruzzo nella battaglia contro le estrazioni petrolifere in Adriatico. L'incontro vedrà la partecipazione del deputato Gianni Melilla, del componente della Commissione Ambiente Filiberto Zaratti. E verrà presentato con una conferenza stampa in programma sempre giovedì 3 agosto alle ore 10 presso la Sala Blu della sede della Regione in Viale Bovio a Pescara, lo spettacolo tale quale a Ovidio dell'attore sulmonese Gabriele Cirilli. L'anteprima nazionale è prevista il 16 agosto proprio a Sulmona alle ore 21.30 in piazza Garibaldi, testimonial del bimillenario La morte di Ovidio. Cirilli presenta Sulmona uno spettacolo che ricalca la trama del suo show tale e quale a me, che tanto successo sta avendo su tutti i palcoscenici dei teatri italiani. Ora leggiamo una nota del consigliere regionale Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Sono passati 7 mesi dalla tragedia di Rigopiano e solo ora la Regione Abruzzo si impegna a stanziare tramite un emendamento 1.300 milioni di euro per una carta sulla localizzazione valanghe. L'emendamento è stato presentato negli scorsi consigli, poi ritirato, ora probabilmente in fretta e in furia si dovrà convocare un altro consiglio prima della pausa estiva per approvarlo. Un ritardo clamoroso che segna ancora una volta la lentezza di questo governo regionale. Perché approvarlo proprio in agosto, si domanda Pettinari, perché è proprio in un momento in cui i cittadini sono distratti dalle ferie. Forse a mettere un altro periodo dell'anno con maggiore attenzione sulla vita politica, che l'Abruzzo ancora non è dotato di un simile documento, è troppo anche per il centro-sinistra. Eppure i cittadini lo sapranno che l'Abruzzo ancora non si dota di una carta per la localizzazione delle valanghe, quello che sarebbe successo se questo atto si fosse prodotto all'inizio della legislatura, non lo sapremo mai. Sicuramente sappiamo cosa successo senza. In Consiglio regionale abbiamo più volte chiesto di affrontare la questione. Oggi invece chi ci governa sta ancora facendo il tira e molla su un documento che aveva e doveva essere approvato già da anni.
Questa era l'ultima notizia, quindi il giornale termina qui. Prima dei saluti, come sempre, vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet, che è antenna2tv.it, o sulla nostra pagina Facebook Antenna 2 Avezzano, dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antenna 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Dunque, grazie per averci seguito, vi lasciamo le previsioni del tempo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Salve e ben ritrovati all'aggiornamento meteo di Antenna 2. Vediamo che tempo farà dalla nostra immagine grafica. Ebbene, questa ondata di caldo, quella che vi preannunciammo negli scorsi giorni, sta raggiungendo davvero il suo massimo apice. Si tratta davvero di una massa d'aria molto calda che sta determinando un'ondata di caldo intenso soprattutto sulle regioni del centro-sud e in particolare anche per quanto concerne il medio alto versante tirrenico, e queste masse d'aria stanno risalendo fin verso le nostre regioni del nord Italia. Questa ondata di caldo purtroppo perdurerà per diversi giorni su gran parte d'Italia. Un peggioramento potrebbe infatti esserci a partire dal 10 di questo mese, salvo i temporali di calore che nei prossimi giorni si svilupperanno ancora a ridosso dell'arco alpino. A partire dall'11 agosto, infatti, potrebbero infiltrarsi correnti più fresche da nord-est che manderanno via questa calura. Per quanto riguarda la nostra regione Abruzzo, vedete, numerosi sono i simboli di bel tempo. La colonnina d'aria oramai tutta riscaldata dall'anticiclone nordafricano non farà altro che garantirci tempo soleggiato per tutto il periodo. I mari saranno calmi, la ventilazione proveniente da sud-est lungo la costa, per quanto riguarda l'interno, molto debole a regime di brezza. Le temperature massime, come vi dicevo, saranno comprese nelle zone interne tra i 39 e 40 gradi, mentre lungo la costa tra i 34 e i 35 gradi. Invece le temperature minime saranno in lieve rialzo, farà comunque molto caldo lungo la costa, dove il rialzo termico si farà avvertire anche nelle ore diurne per via degli elevati tassi di umidità, mentre sarà un caldo più torrido nel nostro entroterra. I valori raggi UV compresi tra i 7,5 e gli 8 lungo il versante adriatico. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci.